Avevo anche la pesca, ma l'ho data a mia moglie. Allora, io ho preso sul serio la cosa dello scrittore, quindi me lo sono scritto, ok? E sarò breve, ok? Perché è scritto largo. È scritto largo. Però mi tocca leggerlo, perché di solito quello che scrivo è più intelligente di me, quindi... Allora, iniziamo con una storia, anzi, con una storiella. Fabiano muore. Mi dispiace, ci siamo appena conosciuti, ma Fabiano muore, va nell'aldilà e siccome non è stato né buono né cattivo, e può scegliere se andare all'inferno o al paradiso. E l'inferno è il paradiso degli scrittori. Allora viene portato all'inferno, gli mostrano questa sala enorme, bellissima, con milioni e milioni di uomini e donne nudi che stanno delle macchine da scrivere e battono per l'eternità, non si possono mai fermare, no? E queste macchine da scrivere però non hanno i tasti, hanno degli aghi. Per cui questi battono e il sangue cola in eterno. E Fabiano dice, vabbè, voglio vedere il paradiso. Okay. Lo portano in paradiso. Il paradiso è un'aula enorme, gigantesca, dove ci sono milioni e milioni di uomini e donne nudi che per l'eternità battono su delle macchine da scrivere. Ma le macchine da scrivere non hanno i tasti, hanno degli aghi. Per cui per l'eternità questi battono, il sangue cola. E Fabiano è un po' perplesso. Dice, si gira verso San Pietro e dice, ma la differenza qual è? E San Pietro, sorridendo, fa... quelli sono scrittori di genere. Io sono uno scrittore di genere. E lo dico senza orgoglio, lo dico senza vergogna, lo dico perché è un dato di fatto. Secondo i compartimenti, no, del marketing, io scrivo gialli storici, thriller. Nell'ultimo ho scritto anche un po' una fiaba, no? Se volessi darmi un tono potrei dire realismo magico. Però insomma io scrivo di genere, e come scrittore di genere, ma anche come lettore di genere, come bibliotecario di lunghissimo corso che è specializzato nel genere, e prima come editor che scriveva per lo più su progetti di genere. Io insomma di genere ci vivo dentro da una vita e sono un po' stanco, non so voi, di quella polemica che si incontra sempre, no? La polemica sul genere e la ghettizzazione del genere. L'idea che se scrivi in un modo fai letteratura e se scrivi in altri modi no. L'idea che la letteratura e la narrativa siano insieme che non coincidono, no? L'idea che testimoniare e intrattenere siano gesti diversi, con diversi pesi. Ecco, allora io vorrei parlare di come vada affrontato quel pregiudizio, perché è un pregiudizio, e anche del fatto che affrontarlo è fondamentale, se si vuole crescere come scrittori, come lettori. È un discorso che faccio per me, voi siete qui, insomma, sopportatemi. Ma... in genere, si intitola questo intervento, di cosa parliamo davvero quando parliamo di letteratura, di narrativa, di intrattenimento? Allora, la letteratura cosa sia non lo sa nessuno. C'è chi dice le grandi vette dell'umanesimo, e c'è chi dice qualsiasi cosa scritta che non sia tipo essenziale per una funzione quotidiana, tipo le note della spesa, un messaggio al killer che deve uccidere la moglie, che non ha funzionato la pesca. Poi c'è che una volta ho intervistato Paolo Nori, no? Paolo Nori all'epoca scriveva quei libri leggeri che nessuno si sarebbe mai osato a candidare a un premio letterario e che tanto poi non li vince uguale perché lui fa l'umorismo e l'umorismo è un genere, ma aveva fatto questo libro, si chiamava Francesca, questo romanzo, e era molto divertente, un po' bislacco come lui, e io lo dovevo intervistare. Nel mio candore, che altri chiamano stupidità, io gli dissi a un certo punto, ma gli chiesi, ma questa, Paolo, questa è letteratura? E lui mi guardò con quella faccia come dire, ma che fesso, e disse, e se no che cos'è? E se no che cos'è? La narrativa che cos'è lo sappiamo? La narrativa è narrare, raccontare. Però, l'abbiamo detto tutti, l'abbiamo detto tanto, oggigiorno raccontare non è solo inventare, si racconta anche di sé, si racconta reportage. Diciamo che se non è saggistica, ormai è narrativa. E va bene così, non è un problema. Io sinceramente penso a Houellebecq, a Carrère, no? Oh, cosa c'è di più letterario di Houellebecq e Carrère? Sono anche francesi. E però allora hanno cominciato dedicando dei testi adoranti a Lovecraft e a Philip Dick. E sono ancora lì qualche volta, no? Sono ancora lì. Sì, però adesso scrivono dei libri importanti, che guardano in faccia la realtà e dicono verità scomode, non fanno intrattenimento, ecco. Altra brutta parola che si accompagna sempre al genere, boh, non so, sarà. Io
sinceramente quest'anno di libri ne ho letti tanti, ne ho letti più di 12, e a me quello che mi ha intrattenuto di più in assoluto, che mi ha divertito, sembra brutto ma è così, è stato V13 di Carrère, che racconta il Bataclan, mette sé al centro ma lo fa come specchio, come prisma, no? Di tutto il mondo. Io mi sono divertito, mi ha intrattenuto e mi ha insegnato, io ho capito cose. Oppure Houellebecq, io una volta l'anno rileggo le Particelle elementari, non lo faccio per meditare o per elevarmi o per inabissarmi, Houellebecq, ok? Sì, no, lo faccio perché godo, è un godimento. E godimento fa rima con intrattenimento. Non c'è niente di male. Poi per me intrattenimento è una parola bella. Intrattenere vuol dire tenere dentro, no? Non tenere dentro tipo non esprimersi, tenere dentro è comprendere. Vi ricordate Simenon? Comprendere e non giudicare. Contenere. Le opere mondo, Calvino. No? Intrattenere poi. Tenerli qui con noi, quelli che magari non ci vorrebbero più stare. Ogni tanto capita di aver voglia di spegnere tutto e andarsene, lasciar perdere, lasciar andare. Io non so a voi, a me è capitato. E a me un bel libro mi ha rimesso al mondo, mi ha tenuto nel mondo, mi ha intrattenuto. È molto buffo che intrattenimento faccia rima spesso con escapismo, no? Con la fuga. Una letteratura facile, veloce, che scappa via dal reale. A parte che, perché qualcosa per essere di valore deve essere difficile? Vabbè. E la rapidità? Era un valore per Calvino, 35 anni fa, nelle elezioni americane. Lui aleggia qui, no? Sono 100 anni dalla sua nascita, sono 35 anni dalle elezioni. Era importante per lui, era centrale per lui, era per il next millennium, era per noi. Perché deve essere un disvalore? Quanto alla fuga, poi vabbè, la fuga. Cioè Tolkien ce l'ha detto così bene, noi dobbiamo ripeterlo continuamente. Non bisogna confondere la fuga del codardo con il sacrosanto riposo del guerriero. E C.S. Lewis, che era il suo amico fraterno, che un giorno scriveva di teologia, il giorno dopo di leoni parlanti, C.S. Lewis diceva: gli unici che se la prendono con l'evasione sono i carcerieri. E ve lo ricordate il lockdown? Quando siamo stati tutti incarcerati, il grande lockdown, tutti chiusi dentro, nelle nostre case, nelle nostre paure. E chi è che ci ha salvato? A me Stephen King, c'avevo The Stand come, no? Proprio libro perfetto, pandemia, no? Ok, muoiono tutti, io lo leggevo durante la pandemia, ma è stata la letteratura d'evasione, letteratura. È stata la fuga, è stato l'escapismo. Un po' di riconoscenza. E vabbè, allora torno alla storia con cui ho iniziato, no? Perché si inizia per far ridere, però diceva qualcuno qui, una persona che ho molto amato, che stava sempre a Bologna, che bisogna ridere, si deve ridere, ma sul serio. Allora, la storia iniziale, Fabiano muore, va nell'aldilà e lo portano all'inferno, in paradiso. Qual è la differenza? Qual è la differenza? Questa per me, non so per voi, forse per molti di voi, ma questa per me è la domanda fondamentale. Qual è la differenza? Di cosa parliamo davvero quando parliamo di letteratura, di narrativa, di intrattenimento? Qual è la differenza? Nessuna. Non c'è. Parliamo della stessa identica cosa, dello stesso gesto, spesso degli stessi meccanismi. E allora perché alcuni vanno all'inferno e alcuni vanno in paradiso? Qui ci sarebbe una storiella bellissima, ma è sconcia, ve la dico poi dopo a pranzo. Il problema, a guardarlo bene, chi è che diceva una visione? Gabos? Io una visione ce l'ho. Il problema, a guardarlo bene, non è una questione di genere, non è neanche una questione di qualità o di quantità, è una questione di ambizione. Siamo a Bologna. Bologna è la città che preferisco al mondo, è il centro del mondo, ci passano tutti i treni, sempre che uno trova il binario. E qui insegnava il mio grande maestro Umberto Eco, quello che mi ha insegnato più di tutti, di persona e con l'esempio. Il libro della vita per me è Il nome della rosa. Il nome della rosa, a parte tutto, è un libro di un successo spaventoso. È l'unico libro di genere che abbia mai vinto il premio Strega. O io me lo sono chiesto spesso, ma come ha fatto? Vabbè, a parte che era Eco se si presentava a Sanremo vinceva anche Sanremo, ma com'è possibile? Io lo so com'è possibile. È una questione di ambizione. Perché Eco ha scritto un romanzo di genere, clamorosamente di genere, un thriller storico con i labirinti. E l'ha fatto perfettamente, sta nel genere. In bolla, perfetta. Però contemporaneamente ha scritto anche un libro che non è di genere e sta in bolla anche lì. Ha fatto l'alto e il basso, le descrizioni dei monaci che muoiono e le resuscitazioni dei teologi. Un'epoca storica, un luogo fisico.
tensione e poi portali che per 8 pagine stai lì a descrivere tutto quello che capita. Ha fatto tutto con una lingua. Chi è che parlava di scrittura? Sì, Valerio, sì. Penitenziagite. Una scrittura più sorvegliata di quella. Ha venduto 50 milioni di copie. Come ha fatto? Ha fatto tutto. Ha fatto tutto insieme. Come quel film che ha vinto l'Oscar, vi ricordate? Everything, Everywhere, All at Once. Ha fatto tutto nello stesso momento. La questione del genere, non del genere, quello ci parliamo un'altra volta. La questione del genere non è una questione finta che riguarda solo noi del comparto. È vero che esistono i generi, è vero che i lettori si orientano coi generi, ma i librai e gli editori sanno quello che fanno. Ti piace questo? Ti potrebbe piacere quello. Lee Child, suo papà, gli diceva, oh vai in libreria e comprami un altro libro. E Lee Child diceva, ma papà, che libro vuoi leggere? E lui diceva, the same, but different. Rispetto a quello che gli era appena piaciuto. The same but different. Wally Child l'ha imparato benissimo, ha scritto 28 Jack Reacher, sono tutti uguali, ma diversi. La variazione del genio. Sì, che però il fatto è che anche il non genere è un genere. Anche il non genere è un genere. E quel genere senza assassini, senza orecchia punta, che vince i premi letterari. Ma è un genere, anche quello. E sta dalla stessa parte, è lo stesso gesto. Oh, ma tutte le opere fondanti della letteratura mondiale, lo diceva Terry Pratchett, sono tutte fantasy. Dante, l'Odissea, il Mahabharata, la Bibbia, sono tutte fantasy. Shakespeare c'aveva fantasmi dappertutto, Cervantes ha scritto un romanzo cavalleresco. Quando è che la letteratura seria ha perso il gusto del sensazionale, che adesso poi siamo tutti umbilicali, poi cosa succede? Che i ragazzini leggono i manga e i vecchi le serie TV. E allora vabbè, allora mi sono dimenticato l'arancia. Non è qui per conforto. L'arancio è perfetto, l'arancio fa tutto. È un frutto magnifico, è semplice ma è compiuto. Non si limita a essere sano, è anche divertente, è anche buono. È pop, no? Ci fai la spremuta, ci fai il succo, ci fai tutto. È pesante, però è leggero, te lo porti in giro. Piace anche ai bambini, non è una merendina, ma piace anche ai bambini. Nessuno avrà mai niente da ridire con un arancio, perché l'arancio ha tutto, fa tutto. E così la mia ricetta è questa, non la ricetta per l'arancio perché non sono Benedetta Rossi, poi la ricetta dell'arancio la sa solo Dio, però poi ho pensato, immaginiamo, noi siamo il popolo dell'immaginazione, immaginiamo, anzi immaginate, via, aiutatemi, immaginate un Moravia che scrive gialli strutturati come Connelly, o un Pavese che fa dei dialoghi che sembra Foster Wallace, immaginatevi un Fenoglio che delle langhe racconta i maghi, le streghe. Immaginatevi un noir alla Chandler scritto con la penna di Del Giudice. Immaginatevi Lucinda Riley, che però conosce il cuore umano come Elizabeth Strout. Immaginate Ray Bradbury che possiede Ray Carver. Immaginate Ken Follett che una mattina si sveglia e si riscopre Annie Ernaux. Fare questo, tutto questo, nello stesso gesto. Immaginate. Daniele Vicari.